Bonjour, bonjour, io sono in partenza per un weekend che è un ritiro yoga, una cosa che io non ho mai fatto in realtà, ho sempre visto in tipo televisione, serie TV, eccetera, una cosa super posh da serie TV americana e infatti sono felicissima di farlo e provare l'esperienza. Sarà un weekend dove saremo immersi nella natura vicino al lago di Garda e praticamente faremo yoga, meditazione, ci saranno dei workshop sulla mindfulness, l'essere connessi con se stessi e infatti sono felicissima, non vedo l'ora. La particolarità di questo weekend, che è ciò che lo rende ancora più interessante, è che questa sera noi arriviamo, consegneremo i telefoni e ci verranno restituiti dopo un giorno e mezzo, quindi domenica dopo pranzo. Quindi passeremo tutta la notte di questa sera, tutto domani e poi domenica mattina fino a dopo pranzo senza il telefono. Sono molto molto curiosa di vedere come reagisco, cosa faccio. Secondo me anche poco per capire, perché comunque è un giorno, tendenzialmente un giorno pieno, però voglio vedere quanto sono dipendente dal telefono. Soprattutto nelle piccole cose e forse scoprirò delle cose che mi legano all'oggetto di cui ora ignoro perché le ho talmente filtrate che non me ne rendo veramente nemmeno conto, quindi sono molto molto curiosa. E quindi ora valigia. Per questo weekend overpacking as usual perché insomma, sono tante attività, quindi ho portato due completini fitness, questi qua di MyProtein, super cute. Io adoro questo qua, seamless. E un pantalone per fare trekking, insieme a una maglia tecnica, di lana in realtà, per fare trekking. Pantaloni del pigiama, insieme a maglietta del pigiama. E pantaloncini corti, quelli lì della serie ho caldo, ho freddo, ma non troppo. Cioè, sono pantaloncini shorts. Comperò il pile, vale a capire sti inglesi. Una felpa che non si sa mai e poi dei maglioncini colori molto tenui, molto sul grigio, beige, eccetera, con i jeans. Intimo, va bene, calze, eccetera. E libro, questo è il libro che sto leggendo in questo periodo, è quello che ho preso di ritorno da Manchester in aeroporto. E lo sto amando perché romanzando la storia di questa ragazza essenzialmente le fa vivere tante diverse vite che avrebbe potuto vivere se avesse fatto delle scelte diverse. E sono tutte le vicende, scopre che insomma cioè alcune vite sono migliori, altre peggiori. È molto molto interessante e me lo sto mangiando quando ho tempo. In questo periodo sto leggendo veramente tantissimo e sono super super contenta. Sono molto fiera perché ho sistemato tutto principalmente in questa weekend bag e in questo zaino. Ho sistemato tutto in stile Marie Kondo, mi piace tantissimo. E in più mi sto portando dei quadernini per scrivere, perché appunto il weekend sul mindfulness, connessione con se stessi, quindi sono sicura che avrò delle grandi rivelazioni che usciranno dal mio cervello e che dovrò per forza scrivere, in quanto non avendo tecnologia a mia disposizione, non potrò scrivere al telefono. Quindi, quadernini, questo anche bellissimo di Pidipigna, Libra, che io sono una bilancia, e quest'altro per vuoto. Insomma, sono pronta a un weekend di mindfulness. Weekend senza telefono e quindi sveglia analogica. Disagio. Disagio totale. Disagissimo. Ha fatto un suono, hai Fatto visto? beep. Adesso va a suonare alle 3 di notte. Come Davvero? Sicuro, possibile da sicuro. settare? No, perché Le comunque. lancette non le vedevo. No, ma perché dice che la lancetta C è la lancetta della sveglia. Però se io mi voglio svegliare alle 6:30, no?
Da questo weekend di Digital Detox e sono pronta a condividere con voi un bel po' di riflessioni, un bel po' perché avendo avuto molto tempo a disposizione ho avuto la possibilità di lasciare la testa e i pensieri fluire e sono arrivata a tante tante conclusioni che voglio condividere con voi. Le ho scritte tutte, la lista è lunga, quindi iniziamo. La sensazione subito dopo aver lasciato il telefono, non dico che è stato liberatorio perché non lo è stato in realtà mi sono accorta che molto spesso mi controllavo le tasche, infilavo una mano in tasca del giubbotto per sentire il telefono perché è una cosa che sono abituata a fare che un po' mi dà sicurezza. Una cosa che ho notato: ho la tendenza a mettermi a guardare il telefono quando magari mi sento in imbarazzo, quando mi sento in una situazione di possibile noia. Ad esempio, banalmente, stavamo uscendo da una stanza, non si sapeva bene dove andare, ho avuto proprio l'istinto di raggiungere in tasca il telefono per occuparmi un secondo, per far vedere che non ero in imbarazzo, che non sapevo dove dovevo andare. E lì proprio ho avuto questa realizzazione, perché ovviamente non tirando fuori, non avendo il telefono in tasca, sono andata in giro e faccio, allora dove bisogna andare? E quindi mi sono accorta che spesso lo tiro fuori solo per noia o per sembrare impegnata. Realizzazioni sono un bel po'. Allora, innanzitutto dipendenza dal telefono per piccole cose, banalmente l'ora. Senza telefono io poi inoltre ho anche voluto lasciare orologio e qualunque altro device. In realtà potevamo usare fotocamera e videocamera, io non ho voluto. Dopo vi spiego anche il perché. Ho scoperto di essere molto dipendente per principalmente l'ora. Poi foto, tipo mi è capitato spesso di raccontare qualcosa e dire ah ti faccio vedere una, non posso. Perché magari siamo più abituati a raccontare tramite foto e immagini che abbiamo nel telefono piuttosto che raccontare basta. E altre cose tipo Google. Stavamo parlando dell'Albania e io ho cominciato a dire no, l'Albania è... avessi Google ne sarei più sicura, precisamente l'Albania. Però vabbè. Quindi la realizzazione che il telefono ci facilita forse un po' troppo la vita. Delle cose che potremmo capire e realizzare facendo dei piccoli percorsi mentali sono facilitate dal telefono, che indubbiamente è utile e lo utilizziamo proprio per quello, però forse troppo, forse il nostro cervello potrebbe essere più allenato a compiere determinati percorsi se venissero meno tutte le facilitazioni date dall'accesso alla tecnologia. Ho realizzato che ho un po' un uso compulsivo, cioè lo apro senza un vero motivo e soltanto per aprirlo, cioè a volte, non so a voi, ma mi capita di prendere il telefono, creare su Instagram, fare uno scroll, richiuderlo e metterlo via senza fare effettivamente nulla. E inoltre abbiamo molto riflettuto sul fatto che spesso si prende il telefono per controllare magari una notifica e ci si ritrova dopo 20 minuti ancora attaccati lì. E tu pensi, cosa ho fatto in questi ultimi 20 minuti? Niente. Il tempo. Io ho scoperto di avere tempo a disposizione e è stato veramente pazzesco perché il sabato pomeriggio, dopo pranzo, abbiamo avuto la giornata, il pomeriggio tutto libero. Senza distrazioni, per quanto possa sembrare assurdo, e ve lo dico, sembra assurdo, perché non mi rendo conto effettivamente di quanto tempo passo lì e 20 minuti dopo 20 minuti dopo 20 minuti si fanno ore. Dopo il pranzo mi sono fatta una doccia infinita, mi sono lavata i capelli, mi sono asciugata i capelli, mi sono messa le creme, cose che io non ho, non,
non ho tempo di farlo, quindi non lo faccio mai. Lì non avevo altro da fare, quindi ho fatto quello. Poi sono andata in giardino, mi sono messa a leggere, mi sono messa a scrivere, ho fatto di tutto. A un certo punto chiedo l'ora ed erano ancora le 4 e un quarto, c'erano passate 2 ore. E che sì, 2 ore. Una frase che ho detto che mi è piaciuta tantissimo è che in questi 2 giorni mi sono goduta il tempo invece che solo misurarlo. Infatti per me è stato molto bello perché ho lasciato che fosse il mio corpo e ciò che sentivo a guidarmi nelle cose. Cioè, se mi sentivo di fare una determinata cosa, di mangiare, di fare una passeggiata, eccetera, la facevo perché me la sentivo e non in base all'ora. Ho notato che io sono molto dipendente dall'orario per fare determinate cose. Cioè, una cosa è stata la sveglia la mattina. Non avendo orologi, la sveglia era alle 8, ma venivano le ragazze con la campana a svegliarci passando per i corridoi. Io mi sono svegliata prima, ero nel letto, il secondo giorno questo, ero nel letto e stavo lì in una sorta di dormiveglia perché non avendo accesso a un orologio a un'ora, non sapevo che ore fossero e quindi non avevo questo input a alzarmi, svegliarmi e iniziare a fare, cosa che invece io ho perché magari mi sveglio a casa, guardo subito il telefono, leggo 7, 7 e mezza e dico ok, iniziamo la giornata, ma magari il mio corpo non è ancora pronto. E quindi per me questa cosa dell'orario è stata molto particolare da abbandonare per un pochino e veramente godermi il tempo ascoltando il mio corpo. Un'altra realizzazione è proprio avere poche distrazioni e quindi pensieri liberi che vanno oltre, cioè quando noi utilizziamo molto un device o guardiamo un po' le stesse cose riceviamo bene o male gli stessi stimoli, perché anche se ci pensate Instagram, Netflix, YouTube tendono a darci sempre i soliti stimoli in quanto ci consigliano sempre le cose che ci potrebbero piacere. Quindi, bene o male, le cose sono sempre molto simili. E questo ci porta un po' a incanalarci e incominciare a pensare sempre nello stesso modo. Invece, non avere tutte queste distrazioni e essere connesso con quello che mi circondava intorno e con me stessa mi ha portato veramente tanti stimoli, tanto che io ho scritto tantissimo, cioè questa è l'agenda che mi ero portata per scrivere e queste sono tutte pagine che io ho scritto in questo giorno, in questo mezzo pomeriggio. Quindi, cioè, la mia testa è proprio esplosa. Un'altra cosa è l'approccio con le persone. Eravamo un gruppo di 10 ragazzi che lavorano nel settore del mondo digitale, non solo influencer, ma anche altre tipologie di professionisti del settore. E non avevo mai realizzato quanto un telefono separi nel rapporto umano, non solo proprio a parlare, perché magari vedere una persona che ha un telefono in mano porta un pochino a separarci. Però anche questo, ahimè, è vero, però, soprattutto per noi, magari conoscere le persone realmente piuttosto che guardare prima il loro profilo Instagram, perché noi le abbiamo conosciute prima di cena, ci siamo conosciuti fra di noi prima di cena e poi dopo cena abbiamo consegnato i telefoni, però ammetto che non c'è stata questa foga ad andare a controllarsi, solitamente lo fai quando sei un po' defilato, magari la sera prima di andare a letto ti fai un giro e ti guardi la gente con cui sei su Instagram, eccetera. Noi non abbiamo avuto questa possibilità, quindi ci siamo conosciuti senza telefoni, senza guardare il profilo Instagram l'uno dell'altro e è stato normale e si sono riusciti a creare delle connessioni che magari guardando il profilo Instagram non si sarebbero create perché, non so, magari un profilo mette soggezione, cioè uno si può sentire in soggezione rispetto a un altro, ahimè, per quello che magari vede postato sui social. Sono molto sincera, cioè anche in queste cose, per quanto assurde possano sembrare ad alcuni o troppo vere da dire. Io, sapete, sono sincera, quindi lo dico che a volte è così. Sensazioni personali. Ammetto che mi sono sentita un po' egoista. Questo perché il sabato mattina abbiamo fatto hiking e vedere quei paesaggi, vedere quei fiori, vedere la passeggiata, eccetera, io solitamente
per quanto quando faccio i percorsi di hiking stacco un pochino, però comunque filmo e mi piace far vedere a chi mi segue le cose che vedo per riempire gli occhi di bello e mi sento egoista, mi sono sentita egoista a guardare quelle cose e tenerle solo per me. Infatti per me è stato molto molto strano, molto difficile. Ho svuotato la testa. Il fatto di non avere nessun impegno, nessuna distrazione mi ha permesso veramente di passare un pomeriggio con la testa vuota. Io mi sono particolarmente impegnata nel fare questo, mi sono messa alla prova perché in realtà sabato pomeriggio potevamo andare a fare una passeggiata a Salò. Però io mi sono proprio impegnata nel non fare niente. Non ci avevano tolto fotocamere o videocamere, quindi io in realtà avrei potuto vloggare. Però dovete sapere che un problema mio personale come content creator non è solo l'accesso al telefono, ma è il pensiero continuo della creazione di contenuti. Spesso mi ritrovo a fare delle cose con il fine di filmarle, raccontarle e per me questo è ciò che è un po' oppressivo, è un po' quello che mi tiene attiva la testa dalla mattina alla sera. E quindi ho voluto, mi sono impegnata proprio nel non fare niente, e non, anche a livello proprio fisico, eccetera. Ho passato sabato pomeriggio a leggere, a scrivere, seduta 3 ore, quanto sono stata, non lo so. Proprio per provare a svuotare la testa, tanto che ero andata in modalità quasi vacanza ed è una cosa che non mi succede mai, perché anche in vacanza ho sempre l'idea di ah, allora dove andiamo? Cosa facciamo? Andiamo qui, andiamo lì e poi appunto lo filmo perché a me piace, è una cosa che mi piace fare, però lì proprio ho provato quelle 3-4 ore che basta veramente pochissimo a non fare niente. E la testa era come se, non, cioè, proprio vuota di ogni pensiero, una cosa che non mi era mai successa. Tanto che non avevo nemmeno voglia di pensare, avevo soltanto voglia di lasciar fluire quello che mi arrivava, lo scrivevo e lo lasciavo andare. E infatti io pensavo, allora sabato pomeriggio mi metto lì, faccio un po' di pensieri sul lavoro, essendo un lavoro mio molto creativo, e quindi posso stare lì a pensare, basta, creare cose sulla carta che poi creerò, però proprio la testa, diciamo, un rifiuto e è stato veramente bellissimo. E infine, infatti, ho scritto, ho letto, mi sono dedicata del tempo e ho riflettuto tantissimo. Sono arrivata che sono giorni, un periodo un pochino di decisioni, vi racconterò che stiamo prendendo sul nostro futuro, sulla nostra vita. E sono arrivata con un bel po' di pensieri, la mia intenzione era proprio quella di fare chiarezza e ci sto lavorando. Ovviamente, come sapete, a me piace guardare entrambi i lati della medaglia, quindi c'è un yes but. Yes but, allora, è stato liberatorio perché c'è stata tanta deresponsabilizzazione. Lasciare il telefono e non pensare al lavoro, non pensare a sentire amici, parenti, eccetera, perché sanno dove sono, è impossibile. Cioè, nel senso, è una cosa che puoi fare appunto così, però, cioè, è ciò che ha reso l'esperienza magica. È proprio l'abbandono di ogni responsabilità che è liberatorio, piuttosto che l'abbandono del telefono. Cioè, è come se un giorno vi dicessero: tu fai quello che vuoi, non hai da pensare a prenderti cura di tutto quello che ti circonda, non devi neanche pensare a cosa devi mangiare perché avevamo chi ci preparava da mangiare, non devi fare niente, non hai nessuna responsabilità. Quello ovviamente ha giocato tantissimo. E quindi penso che tanto sì, la mancanza del telefono e di tutti gli input che ti può dare, ma anche proprio questo status mentale e di libertà proprio. E poi una cosa che a me non mi fa impazzire è sempre questo concetto del tutto e del niente. Cioè, o il giorno prima telefono, 10.000 informazioni che ti arrivano dalla mattina alla sera, il giorno dopo zero. E quindi non riesci a capire dove sta la via di mezzo, cioè la via di mezzo sta nel lanciare il telefono nel bidone? No. E infatti,
i miei takeaways sono, allora, innanzitutto, consapevolezza. Cioè, questo tutto o niente mi ha dato questa intuizione di questa consapevolezza di quanto io effettivamente sia dipendente, quindi quanto io posso nella mia vita di tutti i giorni cercare di limitare la mia dipendenza, questo uso di devices continuo come fonte di distrazioni. Piuttosto che guardarmi una serie di Netflix continua, 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 magari posso un attimo metterlo da parte e mettermi a scrivere. Infatti, uno dei miei takeaways è proprio dedicare più tempo a buttare giù pensieri scritti e lasciar fluire la testa. Mi vengono in mente quei video YouTube dove la mattina, tutto estetico, eccetera, si mettono a scrivere le intentions of the day. Le ho sempre viste come delle cose troppo lontane da me, però in realtà è una cosa che voglio iniziare a provare a fare, perché un pensiero tira l'altro e non basta solo scriverlo nelle note del telefono, perché magari ci si fa un appunto, appunto e ciao. E invece, se si incomincia a scrivere, poi un pensiero tira l'altro, allora crei un discorso e scopri delle cose, ti escono fuori delle cose che magari non pensavi. Quindi assolutamente voglio provare a scrivere. Questa mattina l'ho fatto, domani vedremo. Voglio anche provare ogni tanto a prendermi un giorno totalmente off. Questo è difficile perché, come dicevo prima, non è soltanto mettere via il telefono, ma è proprio deresponsabilizzazione, quindi abbandonare ogni impegno, ogni responsabilità, chiuderle in un cassetto per X ore e riprenderle dopo tot. E penso che questo si possa, io almeno lo posso fare una volta ogni tanto, tendenzialmente il sabato, di sicuro non durante la settimana, perché comunque c'è il lavoro e ci sono tutti gli impegni della vita. Quindi voglio provare una volta ogni tanto a prendermi proprio una mezza giornata senza alcun impegno, senza avere degli obblighi. Diciamo che in realtà a me questi giorni mi hanno insegnato, mi hanno dimostrato quanto io sia grata e felice del mio lavoro. Per me, ogni volta che mi chiedevano come vedi i social o comunque come vedi l'accesso a tutto questo mondo digitale, io ho sempre detto opportunità. Cioè, per me è l'opportunità, un'opportunità di vita, opportunità di esprimermi, e quindi io sono grata a tutto questo mondo e sono felice. Devo magari riuscire a trovare più un equilibrio per non entrare in dei circuiti mentali troppo rigidi, dati appunto da sempre i soliti input, ma magari riuscire a fare un passo indietro per ampliare la mia testa, per poi riuscire a comunicare tutto questo anche tramite i social. Quindi, insomma, un gatto che si morde la coda. E infine, uno mio takeaway è che H vecchia ne faremo tantissimi. Sono super gasata, sono tornata proprio piena di energia e scalpitante per tutto quello che si potrà fare a Cavecchia. Io ogni cosa che vedevo dicevo, oh, questo si può fare qui, qui e qui. Quindi sono super gasata. Basta. Io vi dico solo che sono 20 minuti, 21 minuti e 30 secondi che parlo. Spero di averlo tagliato abbastanza questo video, perché sennò poveri voi. Ma anzi, grazie se siete arrivati alla fine di questo video. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Non vedo l'ora di sapere la vostra opinione al riguardo, se avete mai fatto una digital detox, cosa ne pensate, se quando pensate a digital detox pensate solo ai social oppure proprio a devices in generale. Io ho provato a fare proprio una screen detox, quindi senza alcun schermo, senza alcuna fonte esterna di intrattenimento e per cercare di concentrarmi su me stessa. Se volete provare a farla, vi consiglio di provarci anche solo poche ore, un sabato pomeriggio. Niente input esterni, concentratevi solo io, magari in mezzo alla natura, comunque dove vi sentite più a vostro agio, quando fate sport, non lo so. E basta. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ci sono tante novità in arrivo, io non vedo l'ora di dirvele.